L'arcivescovo di Arezzo, Riccardo Fontana, ha scritto una lettera ai fedeli per annunciare l'arrivo il 13 maggio di Papa Benedetto XVI. La Santa Messa sarà celebrata al Prato di Arezzo. Sono attese più di 30.000 persone. Costanza Mangini. Pietro viene a trovare Donato. Questo è il titolo della mia lettera pastorale che ho affidato a tutti i sacerdoti che andranno a portare l'acqua santa perché arrivi in ogni casa un gesto di attenzione. Torna a parlare della visita del Papa all'arcivescovo di Arezzo, Riccardo Fontana, e lo fa annunciando la lettera che invierà a tutti i cittadini per ufficializzare la visita del Santo Padre. Monsignor Fontana sta organizzando nei minimi dettagli con il Vaticano e con le forze dell'ordine l'arrivo di Papa Ratzinger ad Arezzo, previsto per il 13 di maggio. Messa a Prato, sì, dove ci sarà un'accoglienza nello stile della nostra tradizione. Quando viene un ospite noi sappiamo accoglierlo in Toscana con dignità, però senza sprechi. La Santa Messa, come abbiamo sentito, verrà celebrata all'aperto, al Prato, vicino alla cattedrale, per permettere a più di 30.000 persone di partecipare. Numerosi anche i mazzi schermi che verranno installati in città. Il Papa arriverà intorno alle 10 della mattina in elicottero, riservato per motivi di sicurezza il luogo dell'atterraggio. Poi con la Papa Mobile il Santo Padre risalirà il corso di Arezzo fino a Piazza Grande, dove ci sarà l'incontro con le autorità cittadine. Poi il Santo Padre raggiungerà la Verna e infine il Duomo di San Sepolcro.